Bella a tutti ragazzi, sono Mokele, benvenuti in questo nuovissimo video di GT5 Online. Come vedete ragazzi, oggi abbiamo 1.174.000 euro, perché ho preso il bonus mensile di 1.000.000 di euro, andatelo a vedere anche voi. E oggi ragazzi compriamo la Annis EOS, credo. Vabbè, prendiamola blu. Facciamo così raga. Sbagliato, scusate. Mentre la aspettiamo, comunque oggi siamo in compagnia anche di Edino Cucciolino. E, adesso, intanto che l'aspettiamo, prima di modificarla andiamo al casino. Andiamo a girare la ruota, siamo a posto e così. Intanto zio, ti invito nella sessione. Quale? La macchina casino. Minchia, ma quella è bella. No, raga, io voglio morire, io non la vinco mai, ma io non la vinco mai. Comunque, raga, questo qui è un video di vita reale, però non, adesso non rispetto i semafori perché sennò il video dura 40 minuti. Con la, diciamo, è una BMW tipo, la Ebla. Ma è bellissima, anch'io la voglio, ma non riesco mai a vincerla. Zio. Zio. Se dopo aver detto che okay, raga, giriamo la ruota, mi senti urlare come un matto, vuol dire che l'ho vinta. E se mi senti insultare la ruota della fortuna, vuol dire che ho vinto i vestiti. No, io! Va che te banno subito, eh! A dire quella parola lì, mi bannano a me, tanto poi non ci vai te di mezzo. Anzi, ci andrai te molto pesantemente. Vabbè, se vogliamo. Raga, ma è magnifica sta macchina, la Rebla. Comunque mi è arrivata la Euro. Euros. Ma potevo vincere, ma ho vinto 40.000. Non è vero, ho vinto 25.000 euro. Potevo anche vincere la macchina, però non mi vanno bene, dai. No. Non ci venire, che sennò te la faccio esplodere. No, grazie. Perché no, non voglio. Vediamo se ci sono ancora quei brutti. Zio, hai visto il mio video su YouTube che ero con Tambo? E dimmi cosa stavamo facendo. Quello con Tambo, giornata con Tambo. Sì, vuol dire che te non l'hai guardato. Grazie. Molto gentile. Raga, facciamo così, la macchina la testiamo prima. Cioè la andiamo a prendere al garage, cosa meno. Ecco, credo, ma poi non sono sicuro, ma credo di aver preso in pieno un albero. E, vabbè. Allora, raga, andiamo a casa e prendiamo la EOS. Io dico EOS. Anzi, dico EOS. Ma non ci credo, ma porca. Zio, devi vedere dopo quando posto il video. Quando sto andando a casa. Devi vedere, ho fatto uno stunt, però non è finito bene.
Zio? Ci sei? Oh. Ok, dopo quando posto il video vedrai. Però guardatelo tutto stavolta, almeno dammi sta felicità. Cosa ho fatto? Zio! Stavo entrando nel mio vialetto di casa, sono andato sul muro. Sono proprio cambiato. No, io devo andare a modificarla la moto. Ma che bella che è! E dopo, no, però non fare centinaia di domande, ascolta. Cioè, voglio dire. Bello sound. Gli interni belli. Clacson bello. Ah, ok, se c'è qualcosa da dire all'incontrario, ciao, ciao. C'è qualche problema che faccio così, Dimmi. Ecco, l'ho già graffiato, ho fatto una cretinata, vabbè. No, Edo, no canzoni, No, è una frase. Edoardo, piantala! Perché no? Bravo. Ecco, io ho tirato giù un palo. Vabbè, la modifico e va. Che bella è sta foto. No, è una foto normale, però c'è un colore che diciamo la rende bella. Aia, perfetto. Buongiorno meccanico. Io raga non faccio video di GTA da un po' perché mi annoia, però oggi che abbiamo 1 milione non è noioso. Paraurti, no, paraurti anteriore iniziamo. No, stata ammalata, no, grazie, che schifo. Hai cambiato joystick? Dai che ti sento benissimo adesso. No, i coprifari a me fanno un schifo. Perché non, i coprifari sono colorati. Ho fatto la mia scelta, zio, dopo ti faccio vedere. Allora, blocco motore. Mazza, però raga, sta roba costa troppo. Protezioni. No, ne avevo uno. Ce li ho infatti, ce li ho, però no. Cioè, sono costose le modifiche. Esplosino, grazie, parafanghi. Che schifo. Che t'ammalate ste cose. Sì, ma alcune sono proprio tamarate, ma inutili. Così, raga, io sto cercando. Posso fare anche la roba qua del cruscotto. Non ci credo. Vabbè, portiere. No, le portiere le lascio così. Le lascio normali perché le altre sono brutte. Sedili. C'è qualcosa che si avvicina al blu? Queste però sono normali, vanno bene. Volanti, zio, posso cambiare i volanti? No, vabbè. È la migliore auto del mondo. Sei sarcastico? Stai dicendo che aspetta. Ma
Mettiamo queste. Io metto anche i neon, questa ci voglio spendere tanto. Zio, chi c'è lì, dilli di... Niente, niente. Livrea. Zio, sta macchina c'ho pure la livrea. Credo, ah, da guidare. Questa è la mia, credo che adesso è la più bella. Mi dissocio dalle parolacce che ci sono in sta canzone. Che... No, il vestimento a me non mi piace, cioè. Simbolo Crew, no, no, questo. No, raga, io adesso devo smettere di modificare cose inutili perché devo avere anche soldi per le minigonne e spoiler. Queste. Allora, ruote, li cambiamo i cerchioni, cosa meno. Li metto anche le scrittine. Zio, ho 28.000 euro. È bello, l'ho modificata di bestia. Zio, aspettami lì fuori. Bella, guarda i miei fari. Posso provare la tua? Però zio facendo vita reale. Sì, vita reale. Aspetta che gli devo fare una foto alla mia. Bella. Non si vede, ma sopra c'è un vetro. Sì, lo si vede. Prima in realtà. Bella, però il volante è troppo in basso. Ma guarda gli interni. Sì, li ho visti. Sì, ma piano, eh. Che se me la graffi, guarda, ti ammazzo veramente. Vai, dammela. Vai, facciamo scambio veloce. Volore che verde. Seguimi. Non mi sono fatto niente. Vado anch'io. Meno male che hai migliorato. Io zio voglio andare un attimo all'auto ad una a mettergli le gomme a bassa aderenza, se mai. Vabbè, intanto aggiustati la macchina, io vado.
vai aggiustata. No, raga, io non ci credo. Era rosso, è diventato verde e subito dopo è diventato rosso. Raga, scusate. No, 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 facciamo illegali, va. Beh. Illegali, ho detto. Non mi mettere in... Hai capito gli illegali? Vabbè, scusate, raga. Appena... Adesso? No. Qua si entra in autostrada. No. Da dove che si entra in autostrada qua? L'unico che c'è nel mondo. Sì. Ah, è qua dove si entra. Sì, che si può. Sì. Però devi avere l'abbonamento. Zio! Anch'io ce l'ho. Io ho messo dietro una specie di paraurti che c'è la luce del freno e quando freno si accende. E poi ci ho messo anche i LED, tamarissimo. Sì, infatti qua tac tac è fatto tutto. Ma povero, chissà che tribolazione. Infatti ti danno un milione di euro quasi, nella vita reale te ne danno mille, ma... Zio, ma te stai rispettando la legge o no? Come ti ho detto io, eh. Cioè, se non vuoi rispettarle, prendi l'autostrada e fai bene. Sì, lo so, ma non sai la di sinistra con la destra? Vabbè, non ti giudico perché a me un po' di anni fa mi capitava. Beh, infatti non sono un po' troppo uguali. Raga, c'ho qua il volante, si sente? Non lo so. No, io ho paura, però se c'è, cioè, sono canzoni col copyright. Sì, io ho messo le gomme a bassa aderenza. Adesso io esco. Vado, semmai... Io vado nella area di test, diciamo. Ma tu come hai fatto a prenderlo? Cosa? Sono andato da una signora. È una. La mia... Zio, la mia drift. Stai facendo i test. Vai, vieni, entra con me, diciamo, non entrare da solo ma entrare con giocatori. Così almeno sei con me. Io mi sono schiantato, porca paletta. Sì. Chi?
No, ma te zio, ma stai facendo una gara di cuore? No, ma andiamo in vita reale, cioè, ma... Cioè, ma dimmelo prima che vuoi fare una gara quale online, cioè... Adesso io gioco da solo, basta, cioè... ma zio, ma dimmelo proprio. No, no. Comunque, zio, la figata è che se te modifichi le macchine in questo, diciamo, in questo modello Santos Custom qua, alla tua raduno, ti dà dei soldi. A me adesso me ne ha dati 10.000. Non credo. Io in realtà ho speso 200 euro. No, Edo. Non credo. Se no non puoi spendere 1.000.000 dalle modifiche. Di cosa? Sarebbe facile. Tanto la Rockstar non ci dà i soldi, è una tiochiona. Di cosa? Nero, cosa ti dicono? Sì, certo, vengo a dateli proprio a te perché te sei il più bello del mondo. Io sto facendo qua il pistino, però zio non voglio stare sempre da solo, sennò il video è noioso. Vieni anche te con una macchina, con la Rebla. E allora, vabbè, basta che mi fai compagnia. Prendi un'auto in prestito dall'area di prova. Vabbè, oh, non fa niente, va, gioco da solo, boom. Fai entri in un veicolo, fai X e poi entra con amici. Edo, basta che entri. Non lo so. Sì. Giochiamo, ce l'hai? No, ce l'hai te, zio. No, ce l'hai... Ma che cazzo? Vabbè. Ascolta, io vado un attimo a togliere le gomme a bassa aderenza e metto quelle ad alta e poi ritorno. Perché è meno tenuta con le gomme a bassa aderenza. Come dice la parola. Sì, lo sapevo sta roba da Lorenzo, insomma un ballo. Sì, ma spendere 70.000 euro per un clacson non mi sembra intelligente. Sì, ma vabbè, tanto gli ho spesi te i soldi. Sanno 10.000, ma quando è che imparerai a riuscire a... Quanti zeri ci sono, dimmi.
Non è possibile. Vabbè. Comunque, zio, però cerco di imparare un po' a dire, dividere, a sapere di... Sì, ho capito, ma impari queste cose. Se no, ogni volta per capire un numero bisogna avere... Zio, ce l'hai te comunque? Ce l'hai? Te. Dai, veloce, basta però. Guarda, ci scommettevo la mia vita che mi prendevi. Cioè, che prendevi qualcosa. Io sono in pausa. Io sono in pausa. Ce l'hai in corte, però devo trasferire i soldi. Comunque, ce l'hai te comunque, come ha detto. Non sono ancora là, cioè diciamo non sono ancora pronto. Vai. Ce l'hai? No, ce l'hai te, oh. Sto di ce l'hai non vale. No. Trenta! Mi ha fatto andare su due ruote. Comunque quella macchina lì tira tanta velocità e poi tira di ceffoni. Ce l'hai? L'ho fatta apposta, godo! Certo, sì sì. Sfigato. Giochiamo a fa così, giochiamocela e intanto cerchiamo di non beccare le colonne. Sì, ma dai, ma qua è rarissimo. Credo che mi hai preso, ma credo. Cioè, guarda adesso io come ti prendo easy, cioè. Neanche la mia da drift. Lo so, te sei povero. No. Mizzica! Zio, un liscio mi hai dato! Senti, prendimi che voglio anch'io inseguirti, va. Ce l'ho io, va. Beh, dai. Ti venga a pigliare, Kumba! Dove è Kumpal? Sì, io l'ho visto che l'hai preso e sono certo che l'hai preso. Sì, in realtà mio sono ripreso, però vabbè. Ti piacciono i pali, eh? Non fare tanto simpatico, adesso ti faccio il culo.
Per poco. Io c'ho la marmitta deformata, oltre a tutto il resto della macchina. No, sì che vale. Ok, non vale. Ce l'hai. Comunque ce l'hai te, va. Stai zitto. Ce l'hai Teo! No, non ci provare, Edoardo. No, ascolta. Devi dire, mi hai ripreso ma ce l'hai te. No, non, no, ti ho ripreso. Ti sono venuto io addosso, non è che sei venuto te, non è che devi farle ora. Adesso, guarda, adesso ti vengo lì e ti faccio il... Ma se ce l'hai... Adesso ce l'hai te. Come faccio io? Come fai te? Edoardo, pianta di minchiate, eh? No, mi hai schivato in un modo incredibile. Edoardo, ascolta. No. Allora, se adesso la pianti, siamo come prima. Se non la pianti, fai una brutta fine. Ascolta, non è colpa mia. No, te non la cambi, Edoardo. Se la cambi esco dal party ed esco dal gioco. Sì, cosa prendi? Prendi la vigilante, va, almeno quella vale. Ma va che quella va veloce, guarda, mi stai seminando. Sì, io faccio intanto le capriole. Però va veloce almeno. Mannaggia. Sì, è come dire paragonare una 600 con una Ferrari. Guarda, adesso ti vengo a prendere e faccio... Ti faccio le... No, in realtà la mia non era proprio da 1 milione, giusto. 936. Se non sbaglio. No, ascolta. Zio, ma guarda, ma te vai più forte di me. Per cosa? Proprio ho sentito l'odore del tuo sederino puzzolente. Mi dissocio da tutto quello che sta uscendo. Zio, non ti riesco a prendere, non so perché. Ce l'hai, no, no, ce l'ho io, faccio anche ce l'ho io. Se si potesse usare le pistole ti avrei bucato le gomme ne ha seduta stante. Spendaccione. Che ridere, soffocato. Ah, ecco. No, io... Figa, ti ho preso io. No, no, mi hai preso te. Sì, ma ci credo, ma se c'hai tutta la macchina buggata, ci credo, eh. C'hai le armature, ovvio. A guidare un po' meno. Facciamo che se tipo te ce l'ha, ce l'ho io. E te mi viene... No, se tipo te ce l'hai, io ti vengo addosso, non vale. Devi prendermi... Tu a me devi prendere, capito? Sono affari tuoi. Sì,
ma come fa ad avere la macchina così bagata? Cioè, è ovvio. Secondo te? Sì, 1 milione. Minchis. Zio. Lo chiedi a me. Ma cosa ne so io? Mi sta salendo la rabbia. Ok, adesso mi sta scendendo. Sì, ma sei sfigato, cioè, madonna. Ma cosa stai dicendo? Non mi hai toccato. Guarda, io adesso esco da sto auto ad uno, che se no guarda te dici che muovi degli asini che volano. Ah, cioè, sì sì, proprio mi hai preso benissimo, eh. No, non ho visto neanche un graffio. Vabbè, oh, lasciamo stare. Raga, se è notte facciamo un ultimo giro, così almeno ve la faccio vedere bene. Se giorno concludo subito il video. E diciamo... Zio, dimmelo dopo appena ho finito il video. Però zio, vieni a vedere fuori da... fuori che bella è la mia macchina. Ti vedo, sei qua a fianco a me. Vieni, vai dietro di me. Sì, guarda dietro. Perché mi tamponi? Quali problemi ci sono? Ascolta, piantala per prendermi per il culo, che guarda, io non ci parlo più con te sui dei peli. Vuoi andare un po' più indietro o mi vuoi venire in braccio? Guardami la macchina, il dietro della macchina e boom. Hai visto che sto con il freno sotto? Lo vedi? Lì sotto... ma porca... vedi lì sotto che c'è una lucina in mezzo allo scarico? Vabbè ragazzi, se devo essere continuamente interrotto, ci vediamo nel prossimo video e niente.